E così, Baldassarre, vecchio mio, che ne dici? Ma... Rosa non voleva che te ne parlassi prima che tutto fosse combinato, ma tra noi due, e poi mi capisci, trattandosi di una faccenda così importante, mi fa comodo sapere che cosa ne pensi. Pastore, raccontami cosa gli ha fatto il lupo alla capra del signor Seghe. Sta zitto! C'ho innocente, sta zitto! Se la finisce poi, Baldassarre, la storia del lupo. Tieni, gioca col mazzo delle chiavi. Dunque, vecchio mio, senza peli sulla lingua, che ne pensi di questo matrimonio? Che vuoi che ne pensi? Prima di tutto che è una idea tua. E che è la stessa idea di tua nuora. Sicché è anche la mia. Per forza. Perché per forza? Quando i padroni suonano il violino, i servi ballano. Già, e ho idea che tu non abbia nessuna voglia di ballare. Andiamo, fuori, che c'è? Non ti persuade? Ebbene no! Ecco. E il motivo? I motivi ne avrei parecchi. Oh, ecco qua la nerina. Va pure, va, caro. Prima di tutto mi sembra che Federico sia ancora troppo giovane e che voi abbiate troppa fretta di dargli molto. Ma è lui che ha fretta, non siamo mica noi. Se ti dico che ha perso la testa per quell'arlesiane, da 3 mesi che si parlano, non dorme e non mangia più. È una specie di febbre che gli ha messo addosso quella ragazza. D'altronde poi Federico ha passato i 20 anni e mi spiego, ha una gran voglia di farne uso. E allora se voleva... E allora, se volevate dargli moglie, vieni qua. Dovevate trovarne una qua intorno, dei nostri posti, brava donna di casa, fornita di ben di Dio, qualche cosa di fine, di buono, capace di fare il suo bravo bucato, di coltivare l'uliveto, insomma una di qui, ecco. Si sa che una del paese sarebbe andata meglio. E allora? Non manca mica la buona selvaggina qui alla Camarca. Tanto per fare un esempio, senza andare troppo lontano, la figlioccia di mamma Rosa, quella vivina Renault, che ogni tanto capita qui da noi alla mietitura. Ecco un tipo che andava bene per Federico, quella ci voleva. Ma che ci vuoi fare? Ne ha voluta una di città. E qui sta il guaio. Ai tempi nostri erano i padri che dicevano voglio, adesso sono i figlioli. Tu hai educato il ragazzo alla nuova moda. Vedremo come andrà a finire. Certo che gliele abbiamo date tutte vinte a quel ragazzo. E magari un po' troppo. Ma chi ne ha colpa? Sono 15 anni che in questa casa manca il padre. E santi Dio, né io né Rosa si era adatti a sostituirlo. Una mamma e un nonno non ce la fanno a guidare un ragazzo. E poi... quando se n'ha uno solo si diventa più deboli e noi possiamo dire di avere soltanto Federico perché questo suo fratello, lo vedi? Povero innocente. Nonnino, guarda come le ho fatte, luccicano le tue chiavi. Signore Dio, se non è da far pietà. Sì, sì, bambinello, sì, va bene, va bene. Ma la conoscete almeno questa ragazza di Arles? Lo sapete di preciso chi vi mettete in casa? Quanto a questo... In quelle città non è mica come da noi. Da noi ci si conosce tutti, c'è spazio, ci si vede da lontano. Mentre laggiù... No, sta tranquillo, ho preso le mie precauzioni. C'è il fratello di Rosa a dar. Chi? Padron Marco? Prima di fare la domanda, gli ho mandato per iscritto il nome della signorina
e l'ho incaricato di prendere informazioni. Sai che Marco ha l'occhio fino. Non di certo per tirare ai beccacini. Beh, a dire il vero, come cacciatore vale poco, ma quanto a furberia e a saper trattare coi borghesi di città, lascia fare lui. Sono 30 anni che nella marina di Ar, conosce tutti, e secondo quello che ci dirà... Vedrai... Donna, ebbene... E questo vostro moscato? Vado, Rosa, presto, bambolino, dammi le chiavi. E questo vecchio baldazzare che non la finisce più con le sue storie. Oh, acqua in bocca, eh? C'è anche il pastore, eh? Ebbene, è così? I montoni si guardano da loro adesso. Ah, i montoni non escono oggi, ci sono i tosatori da stamattina. Sì, già. Siamo al 1° di maggio. Fra 15 giorni io sarò in montagna. Chi lo sa? Potrebbe darsi che questa volta si dovesse ritardare la partenza, vero Rosa? Tacete, via, tacete. Parlare sempre a caso così. Allora, sento i gattini a prendere lo scato. Altrimenti verranno i parenti, non ci sarà neanche una bottiglia di vino. Beh, allora, guardate voi, al ragazzo. Sì, state tranquilla, padrona. State tranquilla. Povero innocente. Chi avrebbe cura di te? Se non fosse qua il tuo vecchio Baldassarre. Non hanno occhi che per l'altro. Dunque, pastore, dimmi cosa gli ha fatto il lupo alla capra del signor Seguin. Ah? Ah già! Non siamo arrivati in fondo alla nostra storia, eh? Dove si era rimasti? Si era rimasti a... E allora? Ce n'è parecchi di e allora in questa storia. Beh, vediamo un po'. E allora... Non mi ricordo più dove siamo arrivati. Ah, sì, ecco. E allora... La caprettina, la vedi la caprettina, eh? La caprettina sentì dietro di lei tutto un tratto come un fruscio di foglie. E allora si voltò e nel buio vide due orecchie dritte e due occhi che luccicavano. Era il lupo, eh? Il quale lupo, ben sapendo che se la sarebbe mangiata in ogni modo, non aveva nessuna fretta. Mi capisci? È il pianeta dei lupi mangiarsi le caprette. E allora quando vide la capretta che si era voltata, il lupo si mise a ridere da cattivone. La caprettina del signor Seguin. Intanto si passava la grossa lingua rossa sui ghiotti labbroni. La caprettina sapeva bene che il lupo l'avrebbe mangiata, ma questo non le impedì di difendersi da quella brava caprettina del signor Seguin che lei era, e si difese tutta la notte, ragazzo mio, tutta la notte, finché all'alba spuntò il sole, un gallo fece chicchirichì. Finalmente, disse la capretta, che non aveva aspettato che la luce del giorno per morire, e allora si distese per terra con la sua bella pelliccia bianca, tutta macchiata di sangue. Allora il lupo le si buttò addosso e la mangiò. Avrebbe anche potuto farsi mangiare subito, no? Però... Questo innocentino, Ui! Chi è? Papà Baldassarre! Ah, che il cielo vi conservi! Divina! Tutti bene? Di dove vieni così carica? Dammi qua! Sì, tutti bene, da Saint-Louis col battello del Rodano! Il nostro caro innocente, come va? Ma me lo dai un bacetto?
La capretta. Ma che dici? È una storia che gli stavo raccontando. Questo è il lupo! Che peccato, un ragazzo così bello. Ma non guarirà mai. Tutti dicono di no. Ma io non sono di quest'idea. No, no. Da qualche tempo a questa parte, vedi, nel suo cervellino si sta muovendo qualche cosa. Sai, come nel bozzolo del baco da seta quando la farfallina vuole uscire. Si sveglia. Si sveglia questo innocente. Io sono sicuro che si sta svegliando. Che fortuna, sarebbe se guarisse. Fortuna? Ma dipende. Vedi, qui da noi si pensa che avere un innocente in casa porti fortuna. Da quando questo ragazzo è nato, mai un montone si è ammalato qui, e neppure i gelsi, né la viglia, nessuno della casa, mai. Ah, è vero, E non c'è dubbio, lo si deve a lui, Quindi i padroni dovranno stare bene in guardia. Se questo innocentino dovesse svegliarsi, il loro pianeta potrebbe anche cambiare. Cosa c'è nel paniere? Io ho fame! Oh, bravo, Mi pare che in quanta ghiottoneria sia già sveglio. C'è una bella ciambella all'anice, preparata dalla nonnina Renaud per il suo caro innocente. Ah, come sta? Come sta la nostra brava Renaud, Grazie per la cortesia. Non c'è male, Non c'è male per la sua età. E tu, Evina, ne hai sempre cura, almeno, sì? Ci mancherebbe altro, la povera vecchia non ha che me. Ma quando, come oggi, per esempio, te ne vai a giornata, lei resta sola. E allora? Normalmente la porto sempre con me. Ah, sì? Sì. Però soltanto qui a Châtelet non è mai voluta venire. Eppure qui tutti le vogliono bene. No, forse resta troppo lontano per lei. Oh, sì, figuratevi, andate là, che ha ancora delle buone gambe. Veneste come trotta. È molto tempo che non vi siete più visti, papà Baldassare. Sì, tanto, tanto tempo. Io ho fame, dammi la ciambella. Insomma, ti ho detto di no, più tardi. Io la voglio. Se no dico a Federico. Che cosa? Che cosa dici a Federico? E gli dirò di quella volta che ti ho visto baciare il suo ritratto. Senti. Ma spero che non gli crederete, Lo dicevo io che questo innocentino si va svegliando. Padrona! Ci sono visite! Sì? Buongiorno, madrina Rosa! Divina! E quale motivo ti porta qui, I bacchi da seta come tutti gli anni, madrina! Hai ragione! Non ci pensavo più! Da stamane ho perso la testa! Non si è visto nessuno, Ancora nessuno, padrona! E sono 2 ore! Federico se n'è andato col carrozzino incontro a suo zio, a mio fratello Marco. Aspettate qualcuno, madrina? Vorrei. Non sia accaduto nulla, ma. Ma e che cosa volete che sia accaduto? Le strade sono brutte, ma Federico le conosce tanto bene. Sì, non è per quello, no. Ma non vorrei che padron Marco recasse delle notizie non buone. Sì. Delle notizie di quella gente di laggiù che non fosse come si conviene. Che gente, madrina? Perché io lo conosco bene, il mio figliolo. Guai se questo matrimonio non dovesse accadere, adesso che lui se l'è messo nella mente e nel cuore, figuriamoci. Come? Federico si sposa? Maledetto
ragazzo! Levati! Padrona, padrona! Oh. Sono qua io! Oh! Oddio! Ho sempre i brividi quando vedo aperta la porta del granaio. Oh, oh, sei pallida anche tu, eh? Hai avuto paura anche tu? Madrina. Oddio, oddio, oddio. Davvero Federico si sposa? Ma non so, vedremo. Oddio. Davvero si sposa Federico? Ma pare. E chi sposa, madrina? Una ragazza di Arl. Si sono conosciuti qui la domenica alla corsa dei buoi. E da allora Federico non pensa più che a lei. Madrina, sono molto belle le ragazze di Arl. Ah sì, ah molto belle, sì. Ma anche molto civette, eh? Ah, che vuoi farci? Gli uomini le preferiscono così. Ma allora è... Allora è proprio una cosa decisa. Ah no, 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 ancora no. I due ragazzi, i due giovani, se la intendono fra di loro, ma la domanda non è ancora stata fatta, no. Tutto dipenderà da quello che ci riferirà a padron Marco adesso. Ah, tu avessi visto stamane Federico mentre si apprestava ad andare incontro a suo zio. Gli tremavano le mani mentre attaccava il carrozzino. E anch'io, anch'io da stamane, non so, mi sento tutta agitata. Gli voglio così bene al mio Federico. Oh, è per me più che un figlio, più che un figlio. Da quando è diventato un uomo, non so, mi pare di rivedere in lui suo padre, mio marito, che amavo tanto e che ho perduto così presto, ma... E mentre il ragazzo diventava grande, e non so, me lo faceva rivedere, me lo ridava, quasi, eh sì, perché ha lo stesso modo di parlare, lo stesso modo di guardare. È una cosa straordinaria, quando io sento questo mio figliuolo qui, nella fattoria, a gridare, a ridere, a cantare, non so, provo un effetto tale che mi pare di non essere più vedova, ecco. Siamo così uniti, io e lui, così uniti. I nostri cuori battono insieme e oggi... Mi pare d'avere quasi 20 anni come lui e che si tratti del mio matrimonio e non del suo. Mamma, tutto bene, qua un bacio. Ah sì, dov'è tuo zio? Lo zio scende dal carrozzino. Ah. Sai, l'ho fatto correre troppo, poveretto. Ha tutte le ossa rotte. Povero ragazzato. Ma morivo dalla voglia di venirti a dare una buona notizia. Ah, sì? Mamma, sono felice. Oddio, allora le vuoi dunque molto bene, alla tua arlesiana? Se le voglio bene. Più che a me, eh? Oh, mamma, mamma! Incontro lo zio! Non mi ha neanche guardato. Niente a Federico.
Chi è felice e chi piange. Così è la vita. Arriva padron Marco! Arriva padron Marco, guardate! Arriva padron Marco! Prima di tutto, e sia detto una volta per sempre, niente più padron Marco! Dai primi di quest'anno sono capitano di cabotaggio! Con tanto di certificati, diplomi e tutti i terremoti del caso! Quindi, ragazzo mio, se non ti fa male la lingua, chiamami capitano! E vai un po' più adagio con la tua dannata carretta! Ecco qua il vecchio papà Pianeta. Salute a voi, marinaio. Marinaio. Capitano, ho detto. Di che? D'acqua dolce. Che notizie? Le notizie, caro nonno Francesco, sono... Vi dovrete mettere la vostra bella giacca agli oravi e recarvi subito in città a fare la vostra brava domanda. Che ti aspetta? Allora è un buon partito! Quanto ci può essere di meglio? Brava gente, senza pretese, come voi e me. E poi, caro mio, una ratafia. Cosa è una ratafia? Fantastico, lo fa la madre! Una ricetta di famiglia. Hai bevuto niente di simile. Allora sì. Sei andato da loro? Per dirci, capirai che in occasioni del genere non c'è da fidarsi che di se stessi. Non ci sono informazioni che valgono due buoni canocchiali da marina come questi occhi. Allora sei soddisfatto? Sì, fidatevi di me, il padre, la madre, la figliola, tutto oro colato, come il loro ratafia. Hai sentito? Ora, spero mi sbrigherete tutto alla svelta. Lo credo bene. Per quello che mi riguarda, io non mi muovo più da qua fino a nozze celebrate. E mentre voi qua accorderete i vostri violini, io me ne andrò a dire due parole in confidenza ai beccacci. Marinaio, se per caso ti occorresse qualcuno per portarti il carniere. No, grazie, papà Pianeta. Mi sono portato il mio equipaggio. Che cosa? L'equipaggio? No, mamma, no, non vi spaventate. Non si tratta di un equipaggio numeroso. Vedete, eccolo qua che arriva. Eccolo là. È un uomo solo, un po' vecchiotto, ma in compenso carico di fucili, carnieri, stivaloni da palude. Beh, insomma, di tutti i terremoti per la caccia. Vieni avanti, marinaio! Sì, padrone! Padrone, capitano, animale! Sì, padrone. Sì? Capitano! Brava, prendi tutta questa roba e mettila da qualche parte, la tua. Vai. Rosa, mi pare che l'equipaggio abbia una gran sete. Il capitano no? Due ore di beccheggio in pieno sole su quella carretta del diavolo? Sì. Prendi i bicchieri. Il famoso moscato. Eccolo qua, Rosa. Portata fiate la signorina Tiziana, ti faremo una di quelle calpine. Vedi, brindiamo intanto alla salute della tua bella. Ecco Rosa, mamma, ecco capitano. Evviva, povera Vivina, amare in silenzio e soffrire, ma sarà il suo pianeta come fu quello di sua nonna. Povera mamma Renò. È questo lo Châtelet? Direi di sì. Non c'è il padrone?
Ah, entra, entra pure, sono tutti là dentro. No. No, io non entro. Chiamatelo. Ehi! Nonno Francesco! Francesco! Che c'è, papà? Vieni fuori! Vieni, c'è quell'uomo che ti vuol parlare. E perché non entra? Ehi, amico, avete paura che vi caschi il tetto sulla testa? Quello che ho da dire è per voi solo, padron Francesco. Per me solo? Bene, parlate pure, sono qua. Pare che il vostro ragazzo voglia sposare una ragazza di Arles. Vero, padrone? Sentite che allegria! Si sta bevendo il bicchiere delle trattative! Allora ascoltatemi bene. Il vostro ragazzo, voi lo date ad una che da 2 anni è la mia donna. Già. I suoi genitori lo sapevano. Me l'avevano promessa. Ma da quando vostro nipote le sta intorno, né lei né loro vogliono più saperne di me. Ora io penso che dopo tutto quello che c'è stato fra noi, lei non possa diventare la moglie d'un altro. Vero? Ma è spaventoso. E voi chi siete? Mi chiamo Metifiò. Sono guardiano di cavalli. Laggiù nella palude di Faramà. I vostri pastori mi conoscono. Dico, siete sicuro di quello che... Perché mi capite, giovanotto? Tante volte la gelosia, la passione... Ho le prove. Quando non ci si poteva vedere, lei mi scriveva. Poi se l'è fatta restituire le sue lettere. Ma ne ho conservate 2. Eccole qua. Scritte da lei e da lei firmate. Signore Dio, cosa succederà adesso? Voi direte che sono un vigliacco. Ma quella donna è mia e me la voglio tenere a qualunque costo. State pur sicuro, non saremo noi a rapirvela. Potete lasciarmi queste lettere? No. Sono le uniche cose che mi rimangono di lei. È con queste qui che la tengo. Lasciatemele, vi prego. Il ragazzo è fiero. Vi basterà leggere quella roba per guarire. E allora sta bene, padrone. Tenetele. Mi fido di voi. Il vostro pastore mi conosce. Me la riporterà. Promesso. Inteso. Addio. Ehi, la strada è lunga per Faramà. Volete un bicchiere di moscato? No. Ho più dolore che sete. Addio. Baldassarre,
Hai sentito? La donna è come la tela. Non va bene sceglierla a lume di candela. Nonno! E allora si deve bere senza di voi? Signore Dio, come farò adesso a dirlo? Coraggio, Francesco. Forza, nonno! Coraggio. Beviamo l'arlesiana. No, ragazzo. Butta via il bicchiere. Quel vino è veleno. Che diavolo dite? Dico che quella è l'ultima delle donne e che per rispetto a tua madre il suo nome qui non deve essere più pronunciato. Tieni, leggi. Provate un po' a chiamarlo voi. Federico! Federico! Non posso. Ma che? Non è andato a caccia con suo zio, no, no. E poi non ha portato il sacco con sé, no. Non è andato. Oddio, Dio. Madrina! Può darsi che sia andata alla fattoria dei Giroux. È tanto tempo che l'hanno invitato. Sì, sì, hai ragione, sì. Può essere che sia là. Certo, anzi, sarà là. Oddio, Dio. Oh, com'è bene che ti sia venuto in mente questo. Oh, lascia che mi sieda, perché sai, non ne posso più. Sì, madrina. Cattiva madrina, guardate che si prende tanta pena, avete tutte le mani gelate. Adesso, da che qualche giorno a questa parte, quando non lo vedo, non sto più tranquilla quando non l'ho sotto gli occhi. Perché se ti dicessi tutti i pensieri che mi vengono... Ma tu nel vederlo così pallido, così triste, non ti è mai venuto in mente che... Che? No, ci sono delle cose che purtroppo si pensano, ma non si osa dirle perché pare che a dirle debbano accadere. Dio, quel rodano! Io vorrei che in una notte sola tutte le dighe del rodano crollassero e il fiume se la portasse via, la sua città di Arles, con tutte le sue donne. Madrina,
Credete che ci pensi ancora quella ragazza? Se ci penso. Madrina pure non ne parla mai. Perché? Perché è orgoglioso. Ma allora se è orgoglioso, come può continuare a volerle bene? Ora che è sicuro che lei andava con un altro. Bambina mia, tu non puoi capire, no? Certo, non l'ama più, no? Come prima, ma forse l'ama ancora di più. Madrina, che cosa ci vorrebbe per strappargli quella ragazza dal cuore? Ci vorrebbe un'altra donna, ecco. Madrina, davvero? Credete che ci riuscirebbe? Oddio, e come le vorrei bene io a quella che riuscisse a guarirmelo. Ma madrina, se non è che questo... Ce ne sono tante di ragazze che non chiederebbero altro. Sì, per esempio... La figliola di quel Giraud è molto carina e gli ronza attorno da tanto tempo. Madrina, oppure la figliola dei Nogaret. Ma no. Ma forse non ha abbastanza dote. No, non è per questo, figurati. E allora, madrina? No. Cerchiamo di farlo incontrare con una di queste ragazze. Ma come? Ma come vuoi fare? Non lo vedi? Com'è diventato in questi giorni? E scappa, si nasconde, e sfugge tutti, non vuol vedere nessuno. Ci vorrebbe qualcuna che gli fosse accanto, vicina, spesso, sempre. Qualcuna che lo amasse tanto da non curarsi della sua tristezza. Qualcuna buona, coraggiosa, come te forse. Io? No. Io non sono innamorata di lui. Ah, bugiarda. Sì, è vero, madrina, lo amo. E lo amo tanto da sopportare da lui qualsiasi cosa, pur di riuscire a guarirlo. Ma come, madrina? L'arlesiana era molto bella, mi dicono io, guardatevi, madrina, sono tanto brutta. Ma no, non è vero. Non è vero che tu non sei brutta. Ma che brutta? Sei soltanto un po' timida, sei un po' melanconica. E questo tipo, vedi, agli uomini non piace. Quello che piace agli uomini è vedere ridere una donna, vederla ridere a pieni denti, così. E tu li hai così belli, dunque, perché... Madrina, sono sicura che Federico non farebbe più casa a me di quando piango. Ma perché? Madrina, voi che siete stata una donna tanto bella, tanto amata, ditemi come si fa. E come si fa? Come si fa? Prima di tutto bisogna avere fede in se stessa e credersi bella, ecco. Credersi bella vale tre quarti della bellezza. Tu invece, tu sembra quasi che abbia vergogna di te, ti nascondi, nascondi tutto quello che hai di bello. Guarda, i tuoi capelli, per esempio, che sono così belli. Perché li nascondi? Perché non li metti fuori, non li fai vedere? Non li fai vedere così. E questa cuffia, Dio mio, ma mettila più indietro, che ti si veda bene la fronte. E poi questo scialletto, ma aprilo bene qui sul petto. All'arlesiana, che non sembri cucito sulle tue spalle, eh? Madrina, voi perdete tempo, Federico non mi amerà mai. Ma perché dici così? Glielo hai detto tu che lo ami? E allora come vuoi che faccia a saperlo? Naturale, io lo so come sei tu davanti a lui. Tu tremi, tu abbassi gli occhi e... Invece no, alzali e piantali arditamente nei suoi, Vedi, è con gli occhi, sai, che le donne incantano gli uomini. Madrina, non oserò mai, io non oserò mai. Ma perché, Dio mio, ma vieni qua, figliola mia, ma se sei bella come un fiore. Sì, vedi, quando sorridi un po', ecco, vedi, adesso sei... Se Federico ti vedesse, io sono sicura che... Guarda che idea. Va all'incontro. E sì, va all'incontro.
dai Giro, sai, dai Giro, allora prenderete il sentiero lungo lo stagno, eh? E così, così, soli, verso l'imbrunire, i viottoli ingannano, eh? E allora una un po' timida, così come sei tu, un po' sperduta, smarrita, si stringe a lui e... Ma guarda cosa ti vado a insegnare. Ma lo comprendi, Vivina? È una mamma che ti supplica, che vede in pericolo il suo figliuolo e comprende che non ci sei che tu, tu sola forse che possa salvarlo, tu sola, tu che lo ami. E che sei bella, ma no. Sì, ma sì che sei bella, sei bella, sei tanto bella, te lo dico io che sei bella, va, va all'incontro. Sì, madrina, va, no. Va all'incontro, sei bella. Fossi io in lei, saprei bene come fare e ci riuscirei, lei. Allora, padrona Rosa, l'avete trovata? Ma no, no. Ma penso che sia andato a colazione alla cascina dei Giro. Può darsi, sì. Ma tu, vieni a casa. No, no, non voglio. Perché? Lasciatelo con me, padrona. Ce ne stiamo qui in riva allo stagno, col gregge. Appena fa notte il vostro pastore ve lo riporta a casa. Sì, sì, con Baldassarre. Vuol più bene a voi che a noi, questa creatura. E di chi la colpa, padrona? È per quanto è innocente. Lo capisce bene che l'avete tutti messo un po' da parte. Cosa volete dire, pastore? Cos'è? Gli manca forse qualche cosa? Non ci occupiamo forse di lui? È di tenerezza che ha bisogno, ma... padrona. E ne ha diritto, almeno quanto l'altro. Ma... questo ragazzo è il portafortuna della casa. Dovreste tenervelo doppiamente caro, prima per lui stesso e poi per tutti quelli di casa che lui protegge. Avreste fatto bene a indossare la tonaca. Sì, perché avreste predicato bene. Beh, io vado a casa, eh. Figlio mio, figlio mio, figlio mio. Come mi ha stretto forte. Povero ragazzo. E è che non era per te quell'abbraccio. Io ho fame, pastore. Fame? Senti, entra un po' nell'ovile e prendimi quel sacco che è là dentro. Sì, pastore. Federico! Federico! Ah, sei tu. Che ci fai là dentro? Niente. Ma... non hai sentito tua madre che ti chiamava? Sì, ma non voglio rispondere. Mi seccano tutte queste donne, sempre pronte a spiarmi, che mi lasciano in pace. Voglio starmene da solo. Hai torto. La solitudine non va bene per te. Un ragazzo che passa le notti a piangere e a lamentarsi. Chi te l'ha detto? Lo sai bene che io sono uno stregone.
E va bene. Sì, è vero. Sto male. Soffro. E quando sono solo piango e grido. E anche poco fa ho affondato il viso nella paglia per non farmi sentire. Oh, pastore! Se è vero che sei stregone, fammi mangiare qualche erba. Dammi qualcosa che mi levi questo strazio. Non ne posso più. Lavora. Non c'è che il lavoro. Lavorare. Da 8 giorni ho fatto l'opera di 10 giornalieri. Mi stronco, mi sfinisco. Ma non serve a niente. E allora sposati alla svelta. Buon guanciale da dormire è il cuore di una brava donna. Non ci sono donne. E poi no. A che servirebbe? L'unica è che me ne vado. Non c'è altro da fare. Sì. Anche viaggiare. Può far bene. Senti, fra qualche giorno io vado in montagna. Vieni con me, eh? Vedrai come si sta bene lassù. Fontane, fiori e poi pianeti e pianeti. Non è abbastanza lontana la montagna. E allora parti con tuo zio, va sul mare. No, nemmeno il mare è abbastanza lontano. Il mare è lontano. Allora, dove vorresti andare? Qui, sottoterra. Disgraziato. E tua madre. E il vecchio. Li ammazzeresti con te. Per la malora sarebbe facile, se non ci fosse da pensare che a se stessi. Oh, sarebbe presto fatto buttar via il fardello. Ma ci sono gli altri. Se tu sapessi quanto soffro. Lo so. Conosco il tuo male. L'ho patito anch'io. Tu? Io sì. Che tormento dire a se stessi: non puoi, non devi amare. Avevo 20 anni allora. Servivo in una casa poco lontano da qui, sull'altra riva del Rodano. La moglie del padrone era bella. Me ne innamorai. Non mi ero mai azzardato a parlarle del nostro amore, ma quando ero solo al pascolo veniva spesso a sedersi accanto a me, a scherzare, e io... Poi un giorno mi disse: vattene, pastore, anche io ti amo, vattene. E io me ne andai e venni a servire qui da tuo nonno. Non vi siete più rivisti? Mai. Eppure sei per stata a vivere qua poco lontano.
E io so se l'ho amata. Guarda, dopo tanti anni mi vengono le lacrime agli occhi a parlarne. Ma sono contento perché ho fatto il mio dovere, eh? Cerca di fare il tuo. E non lo faccio io. Sono io forse a parlare di quella donna. Ci sono mai tornato. Eppure, ogni tanto mi prende il desiderio di rivederla. Cammino e cammino, fino a quando vedo i campanili della città. Ma non mi sono mai spinto più in là. E allora, sii coraggioso fino in fondo. Dammi le sue lettere. Quali lettere? Quelle maledette lettere che ti leggi e ti rileggi di giorno, di notte. Il vecchio pensava che servissero per farti disgustare di quella femmina, invece ti bruciano il sangue. Dimmi il nome di quell'uomo e te le do. No. Ma che ti serve? È uno di città, vero? Ben fornito di soldi, eh? Lei non fa che parlare dei cavalli nelle sue lettere. Può darsi. Non vuoi dirmi niente. E allora me le tengo. Se il galante le rivuole, venga a chiederle a me. Così lo vedrò in faccia. Pazzo! Tre volte pazzo! Ma che cosa hanno da chiamare i pastori? Ah, il sole è già al tramonto, bisogna fargli entrare il gregge. Innocente, tu aspettami qua. Torno subito, eh. Ogni innamorato ha le sue lettere d'amore. Le mie sono queste. Non ne ho altre. Che schifo. So memoria, ma le leggo e le rileggo continuamente. Mi stronca e sfinisce. Come un buon veleno. Quante carezze in questi fogli. E lacrime. E giuramenti d'amore. Tutto per un altro. Non leggere più. Mi fa piangere. Ma che ne sai tu? Ti vedo. La notte nella nostra camera. Ah. Ha ragione il pastore quando dice che ti stai svegliando. Lasciale stare tutte quelle brutte storie. Vuoi che te ne racconti io una bella? Sì. Sì, racconta, racconta qualche cosa. C'era una volta. C'era una volta. Non mi so mai ricordare come cominciano le storie. Aspetta. Faccio tanta fatica a ricordarmi. E allora, lei si è battuta tutta la notte. E poi all'alba il lupo se l'è mangiata. Thank you.
E così la tua bella storia è già finita. Povero piccolo, raccontandola si è addormentato. Felice lui che può dormire così. Io non ci riesco. Non so dimenticarla. Tutto mi parla di lei. Era una sera come questa. Avvicinò pian piano e mi chiamò per nome. Federico? Oh, non mi sente. Federico? Ho sempre la sua voce nelle orecchie e io per giocarne anche mi voltavo. Allora lei si mise a scuotere i gelsi e rideva. Evina, perché sorridi così? Piacere agli uomini bisogna... Sì, bisogna... Tu ami me? Oh, sì, da tanto tempo. Se tu sapessi... Da quando ero bambina. Povera divina, mi dispiace. Ti ricordi quando la nonna Renò ci accompagnava a raccogliere le more? Ebbene, io ti amavo di già. E quando le nostre dita si incontravano attraverso le foglie, io non ti dicevo nulla, ma mi sentivo... Sì, mi sentivo... tutta rimescolare. Sono passati 10 anni. Tu capisci? Mi dispiace che tu ti sia innamorata di me, divina. Perché io non posso. Oh, lo so. Nemmeno allora mi volevi bene. Quando ti regalavo qualche cosa, tu lo davi sempre agli altri. E allora che vuoi da me? Dal momento che lo sai. Non ti amo, non ti amerò mai. Mai, vero? Mai. Lo sapevo. Ma non è colpa mia, credimi. È stata tua madre che mi ha detto di dirtelo. Sai, ti vuol tanto bene tua madre. E soffre nel vederti soffrire. Vedi, lei pensava che ti avrebbe fatto bene voler bene a qualcuno. Per questo mi ha mandata incontro a te. Oh, se non fosse stato per lei, io non lo avrei mai fatto. Venire qui 2 o 3 volte all'anno, pensarci per tanto tempo prima e ancora di più dopo, sentirti parlare, starti vicino. Altro non avrei chiesto. Se tu
tu sapessi come mi batteva il cuore solo a vedere la vostra porta quando arrivavo. Divina. E guarda come sono disgraziata. Ora perderò anche queste piccole gioie che mi riempivano la vita. Perché ora tu lo capisci? È finita. Dopo quello che ti ho detto non oserò mai più farmi vedere da te. Bisogna che io me ne vada. Per non tornare mai più. Sì, è meglio. Va via. Oh, Federico. Ma prima d'andarmene, lascia che io ti chieda una grazia. Federico. Oh, Federico, non lasciarti morire per quella donna. Cercatene un'altra che ti guarisca. Ce ne sono di belle, sai. E se vuoi... Ebbene, se vuoi... Ti dirò quali. Ma io non voglio saperne di nessuna, né di te, né di altre. Né belle, né brutte. E faglielo ben capire a mia madre. Che mi fanno tutte orrore. Tutte le stesse smorfie, tutte false. Anche tu, sì, che... No. Sei qui ai miei piedi e mi preghi d'amarti. No. Chi mi dice che anche tu... Oh, Federico. Lo vedi che sono pazzo, che bisogna lasciarmi solo. Non lasciami, lasciami andare. Mia Dio. Divina. No, no. Piange così. No, Divina. Perché piangi? È Federico. È Federico. Federico! Madrina Rosa, se sapesse che cosa mi ha detto! Ma dove è andato? Dove è andato? È fuggito laggiù. Dove? Nel cannetto! Oh. Ah! Oddio! Oddio mio! Signore! Hai paura? Hai avuto paura. Anche tu, come me. Oh, io non posso più. Non posso più reggere. Non posso più reggere così qui. Qui bisogna prendere una risoluzione. Vieni, vieni Divina, vieni con me. Non mi abbandonare. Thank you.
Senti, si sono ingrassati i piedi. Che ingrassati! Ne sono a quota 82. Quota 82. Questi sono duroni. Taci! Sai! Taci. Questi sono fior di carne. Ah, benissimo. Taci. Un fare dello spirito. Taci. Vedi, marinaio, nella Camargo, a caccia, non ci si può andare che di mattina all'alba. Ti sfilano sopra la testa dei nugoli di beccacini e non c'è che da tirare nel mucchio, là, così, pim pum! Allora ne vale la pena. Cosa ne dici? Dormi, marinaio! Padella! Ma che padella? Se non ho nemmeno tirato. Andiamo, svegliati! Sì, padrone. Domenica, sì. Tieni. Capitano. Dio meglio. Andiamo. C'è una nebbiolina biancastra che ci rinfrescherà la faccia. Sì. Vieni, caro. Marco. Non devi andare. Oh. Resta. Ho bisogno di parlare. Ma no. Devo andare a caccia. No. Aspetta, ti dico. Vado a svegliare mio suocero. E dopo scendiamo subito. Aspetta. Vabbè, così addio caccia. Sì. Cosa ci sarà poi di tanto urgente da dirmi? Sono sicuro che ancora per parlare di quella arlesiata della malora. Già. Tempo buono per i beccacini, marinaio. Il cielo è tutta una nuvola di selvaggina laggiù verso i gironi. Non me ne parlare, sono fuori di me. Mi hanno fatto perdere un'occasione coi fiocchi. Di un po'. Saresti convocato anche te. Convocato? Pare che stamane ci sia gran consiglio di famiglia. Non so che diavolo gli sia successo, sai. Qualche altro guaio, immagino. Figure. Venite. Oh, di che cosa si tratta? Venite, nonno. Venite. Marco, Chiudi la porta. Cose serie, allora. Sì. Molto serie. Oh, baldassate, ci siete anche voi, Sono di troppo, padrone. No, tanto quello che io ho da dire lo sapete anche voi, come me. Senti, è qualche cosa alla quale noi tutti pensiamo, ma che nessuno ha il coraggio di parlarne. Scommetto. Ma ora è necessario. Scommetto parlare. Che si tratta sempre del tuo Federico. Sì. Si tratta di mio figlio, che mi sta morendo. Ecco. E allora mi pare che valga la pena di parlarne, Ma che dici? Dico, nonno, che se continua così, Federico ci muore. Ecco, e io sono qui a chiedervi se volete lasciarlo morire senza far nulla per tentare di salvarlo. Ma insomma, cosa? E cosa ha che non può strapparsi dal cuore quella sua arlesiana? Questa passione lo strugge, lo fa morire. Ecco, che cos'ha? Dai, cara, fin qua non si capisce bene di che cosa muoia. Sì. Si muore di una polmonite? Di una tegola che ti casca in testa? Di un colpo di mare che ti spazza via? Ma che diavolo! Un ragazzo di 20 anni, solidamente ancorato, non si lascia spazzar via da uno scacco amoroso. Ah, tu lo credi, Marco? Senti. Questa poi bisogna davvero finire della Camar per trovare ancora di queste superstizioni. Sorella mia, la conosci la canzone in voga dell'ultimo carnevale di Arles? No, dice così. Per fortuna, la voce si muore, per fortuna, 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 non si può. Cantano bene le botti vuote. Cosa dici? La tua canzone
è bugiarda. Marco. Ce ne sono, sì, dei bei giovani di 20 anni che muoiono d'amore e qualche volta, quando trovano che la morte è troppo lenta a venire, l'affrettano, troncando la loro esistenza per fare più presto. Allora, possibile? Oh. Ma crede sul serio che il ragazzo è spaventoso? Ha la morte negli occhi. Io la vedo nei suoi occhi. Sono 8 giorni che io lo spio continuamente. Ma vi pare che sia vita questa per una madre? Aver paura di tutto, tremare di tutto, e i fucili, e il pozzo, e la torretta là del granaio, e quella finestrella su in alto, dalla quale si vedono le finestre di Arlo. Lui ci sale tutte le sere per guardarla, e il rodano, quel fiume che passa sotto le finestre di Arlo, passa, e io lo sento in sogno, lo sento, me lo vedo, che scorre continuamente. E il guaio è che lo sente e lo sogna anche lui. Ma come fai a saperlo? Come faccio? Ieri è rimasto per più di un'ora davanti alla casa del battigliere, là, davanti al fiume, a fissare il fiume. Io ero là che lo spiavo, e quando si è voltato, aveva 2 occhi da pazzo. Inutile, io ormai ho questa idea in mente, se non l'ha fatta ancora, è perché io sono stata sempre presso di lui. A sorvegliarlo, a proteggerlo, a vegliarlo, ma ormai non ne sento più la forza, non reggo più, perché sento che mi sfugge di mano. Rosa! Per carità, nonno Francesco, non fate anche voi come Marco, che alza le spalle quando io parlo. Ve ne supplico, io lo conosco bene, il mio figliuolo, io lo conosco meglio di tutti voi. Io so di che cosa può essere capace, io sola posso saperlo, perché al mio sangue, a tutto il mio sangue, io un tempo, se non mi avessero dato l'uomo che amavo e che volevo, e so ben io di che cosa sarei stata capace, che cosa avrei fatto. Ma insomma, ma vediamo, non possiamo mica sposarlo con quella... E perché no? Lo dici sul serio, Rosa? Sì, sul serio. Corpo di 1000 fulmini, ma il nostro onore... Così. Io non sono che un paesano, Rosa, ma l'onore del mio nome e della mia casa ci tengo come se fosse il signore di Senerusso di Marmantano, quell'arlegiana in casa mia. Tutti e due, parlate del vostro onore, Ma io dunque, io sua madre, ma se io consento a ricevere in casa mia quella squadrina, a darle mio figlio, a chiamarla figlia, ma cosa credete, che mi ripugni a me meno che a voi? Eppure lo farò, sì, perché non c'è che questo solo per salvarmi, questo. Abbi pietà, Rosa. Mi si spezza il cuore. Nonno Francesco, per carità, pensate soltanto al nostro Federico. Gli è già morto un figlio, quel mio povero marito, così giovane,
E questo è vostro nipote, è due volte vostro figlio. Ma volete perdere anche lui? Ma se si fa questo matrimonio, io ci muoio! Ebbene, moriremo tutti! Che me ne importa, sia! Ma purché sia salvo il mio ragazzo, la vita è sua, che me ne importa. Chi mi avrebbe detto che mi toccasse vedere una cosa del genere? Ebbene, io ne conosco uno che non la vedrà. Ma come? Qui, a Châtelet, una che è stata con tutti i cavallari della Camargue. Benone, questo ci mancava. Ecco qui il mio mantello e la mia mappa, padron Francesco. Fatemi i miei conti che io me ne vado. Ma per il bene del ragazzo, ma basta stare, penso non ho più lui. Ma lasciatelo andare! Ma lasciatelo andare, che se ne vada! È già stato troppo tempo qui da noi, in casa nostra, questo servo! Già, lo sapevo. Già da troppo tempo, infatti, in questa casa manca uno che la governi. Ci sono delle donne, dei vecchi e dei bambini. Quello che manca è il padrone. Di un po' allora tu, pastore, tu non credi che Federico sarebbe capace di ammazzarsi se noi non gli diamo quella femmina? Sì. E tu preferiresti vederlo morire? 100 volte! Ma no, vattene via, fai! Fermatevi! Fermatevi, Rosa! Fermatevi! Baldassarre, è di quei tempi più severi del vostro, nei quali si metteva l'onore al di sopra di tutto. E anch'io sono di quei tempi, ma non ne sono più bene. Ti farò il tuo conto, pastore. Puoi andartene. Se ne vado. No. Non ancora. Senti il ragazzo che scende le scale. Sono curioso di vedere come glielo direte. Federico. Vieni qua. C'è tuo nonno che ti vuol parlare. Che c'è? Cosa volete? Tu piuttosto, ragazzo mio, dimmi che hai. Sei pallido, sembri arso di dentro. Ma guardatelo voi, ma non vedete che è l'ombra di se stesso? Se è cambiato. Non è niente. Un po' di febbre. Passerà. Volevate parlare con me, nonno? Sì, ragazzo mio. Volevo dirti, io... Tu. Ditelo voi, Rosa. Perché io non ci riuscirò mai. Senti, ragazzo mio, noi tutti sappiamo che tu hai una grande pena della quale non vuoi parlare, ma noi sappiamo che tu soffri e soffri tanto a causa di quella donna. Mamma. Sarà detto che qui non si sarebbe mai più pronunciato il suo nome. Ma è necessario, dal momento che tu ne muori, che tu ne vuoi morire. Ma sì, non negare. È così. Tu non hai trovato altro per strappartela dal cuore che questo, andartene da questo mondo. E con lei, forse, eh? No, ragazzo mio, no, non voglio. Non voglio che tu muoia, non lo voglio, ma prenditela com'è questa arlesiana
Io te la do. Mamma mia. Ma voi sapete che donna è? Sì, lo so. Ma dal momento che tu le vuoi bene. Allora, davvero? Sì. Mamma. Sì. Voi dareste il consenso. Deve costare. Bisogna che mi vogliate tutti un gran bene per sacrificarvi così a me. No. 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 Io non accetto. Alzate pure il capo, gente mia. Guardatemi pure senza vergogna. La donna alla quale darò il vostro nome, vi giuro che dovrà esserne degna. Scusate, vi ho disturbato. No. Divina. Rimani qui. Penso che questa nonna non avreste vergogna a chiamarla figliola. Vivino. Vivina, me l'hai detto tu stessa. Il male che una donna ha fatto, solo una donna lo può guarire. Vuoi essere tu questa donna, Vivina? Che Dio ti benedica per il bene che mi fa. Attenta a non tremare, no. Non fare scherzi, Ecco, qui è annodata. Ci dovrebbe arrivare. E buttala. Tira. Dai, ferma. Caldo oggi, ne ho fatta della strada, Sei caldo. Il sole
Scotta! Volete bere? Rinfresca la nostra fontana! Qui con l'acqua! È fresca, sa, quest'acqua. Venga. Via! Via di qui. Ah, l'acqua fresca! Non ce la fa! Qui c'è una brocca! Dammi la tua brocca, ora che è meglio, Sono più di 60 anni che non passo il mese di giugno in pianura. Già, è vero, quest'anno siete in ritardo per i pascoli. Sì, ma come si fa? Ho sposato il nonno, ho sposato il padre e non potevo andarmene senza sposare anche il figliolo. È giusto. Per fortuna è presto fatto. Oggi le pubblicazioni, giovedì i regali, sabato le nozze e poi via, in montagna. In montagna. La montagna è il mio pianeta. Papà Baldassarre! Accidempoli! Che razza di festone, sembra il gran pavese! Che sarà mai il giorno delle nozze se fate tanta festa per il fidanzamento! Ma non è soltanto per il fidanzamento! Oggi è Sant'Eligio, festa del lavoro! È per questo allora che si sentono i pifferi e i tamburi! È la confraternita di Sant'Eligio che va di casa in casa ballando la farandola! Prima di sera saremo qui a Sant'Eligio! Ma il giorno di Sant'Eligio è più lunga del solito la messa! La nostra gente non torna più! Ma devono essere passati da Saint-Louis a prendere mamma Renaud! Hai ragione, e finalmente la vedremo, quella brava vecchietta. A proposito, papà pianeta, non è stata una delle tue fiamme? Chiudi il becco, marinaio. Si direbbe che ai tempi di papà Renaud... Tagliati la lingua, marinaio. Andaste insieme a spigolare al chiaro di luna. Marinaio! Che ti piglia? Marinaio, e voi quanti siete? Di questo vecchio Baldassarre e dei suoi pianeti potete ridere quanto vi pare, ma quella storia è storia sacra. Vietato parlarne, intesi? Va bene. Nessuno ti voleva offendere. Vediamo, sono scherzi. Brutti scherzi, non mi vanno. Mai visto una cosa come questa? Qualunque sia storia di donna, la pigliano sul serio, come quell'altro con la sua arlesiana. Faremo un uomo finito, che non ci fosse più speranza, e poi invece... Eccoli! 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 Andiamo in corso! Signore, Dio benedetto! Eccolo, la mia donna! Bella urna, ma no! Veduto il vecchio Châtelet. Beh, lasciatemelo un po' guardare, figlioli. Buongiorno, mamma Renaud. E chi è questo bel signore? Non lo conosco. È mio fratello, mamma Renaud. Padron Marco. Serva vostra, padron Marco. Padrone, ma non lo vedono i berretto coi galloni? Ma che piacere di vedere tutte queste cose. Era tanto tempo. Dal giorno del tuo matrimonio, papà Francesco. Vi ritrovate, mamma Renaud. Lo credo bene. Di là il granaio, di qua la rimessa, la fontana. Dio mio, ma è possibile che un po' di pietre e di legno vi facciano battere il cuore fino a questo punto? Mamma Renaud, e questo lo conoscete? Deve essere del tempo vostro. Bontà divina, Baldassarre. Mamma Renaud. Che il Signore vi conservi, mio povero vecchio Baldassarre. Dio non ha voluto che si morisse senza rivederci. E così ha messo l'amore nel cuore di questi ragazzi. In fondo... ce lo doveva questo premio per il nostro grande coraggio. Sì, ce n'è voluto del coraggio, ma ora almeno possiamo guardarci in faccia senza arrossire. Ebbene, mio vecchio Baldassarre, se non ti vergogni di abbracciarmi, vecchia e rugosa come sono, su, stringimi forte al cuore.
mio caro buon uomo. Sono 50 anni che te lo devo, questo bacio da amici. Cara, cara, mamma Renò. Anch'io ti voglio bene, Vivi. Davvero, caro. Dite un po'! Mamma Renò! E se ci decidessimo ad entrare in cucina per vedere se il girarosto non è mutato dal tempo d'allora? Bravo, a tavola! A tavola! A tavola! A tavola! Dite al mio braccio, mamma Renò! Vengo anch'io. Divine, tu non stai serena. Sì, Federico. No, non mentire. Hai qualche cosa che ti tormenta. E io so cos'è. È il tuo malato che ti fa paura. Non sei ancora sicura di lui. Ebbene, ti giuro che sono guarito. Si crede? Ma poi... Sono guarito, Vivina. Mi sento come quel giorno che fui tanto ammalato. Aprirono le finestre, entrò il vento del rodano. Sentì il profumo di tutte le erbe su cui era passato. Il cielo era così chiaro, gli alberi pieni di foglie. Stavo meglio. Il medico mi guardò e disse: è guarito. Ebbene, oggi mi sento come quella mattina. Lo stesso cielo, la stessa calma dentro di me. È un desiderio solo, quello di appoggiare la testa sulla tua spalla e rimanerci sempre. Vedi bene che sono guarito. Mi vuoi bene davvero? Sì, sì. E a quell'altra? Non ci pensi più. Non penso che a te. Ci sei tu solo nel mio cuore. Il passato è morto. E allora perché conservi le cose che te lo rammentano? Ma io non conservo niente. Sì. Quelle lettere che hai sempre qui in tasca. Ah, lo sapevi? Sì, è vero. Le ho conservate a lungo. Ma ora guarda, non le ho più. Più. Baldassarre le ha restituite. Oh, Federico. Oh, Federico, che gioia. Oh, Federico, se sapessi quanto mi hanno fatto soffrire quelle lettere. Ogni volta che mi stringevi sul tuo cuore, io le sentivo qui. E non potevo credere al tuo amore per me. Non ci credevi e non di meno. Mi impedivano di crederti, non di amarti. Ma ora, se ti dico che ti voglio bene, tu ci credi? Dillo. Ah, mia piccola sposa. Don Federico, no, non qui. Ci vedono. Allora là. Che vuoi, cavallardo? Le mie lettere. Che lettere? Le ho portate stamani a tuo padre. Non vieni da casa. Da due notti dormo ad Arles. Ah. Sicché dura sempre, eh? Sempre. E allora
buon pro ti faccia, ragazzo mio. Qui, se Dio vuole, tutto è finito. Il ragazzo si sposa fra giorni e con una brava ragazza. Anzi, i fidanzati devono essere qua intorno, non farti vedere, eh? Beati loro. È bello poter dire: questa è mia moglie, questo è mio marito. Io invece, sempre tutto di nascosto. E poi scenate, liti. Certe volte mentre la carezzo, mi vien voglia di strozzarla. Perché non mi tradisca più. Ma adesso basta. La sposi? No. La rapisco. Se questa notte sarai all'ovile, sentirai una bella cavalcata per la pianura. Sarò io, con lei sulla sella. E ti assicuro che la terrò forte. Ma allora ti vuol bene questa maledetta arlesiana? No, ma è bella, è bella. Ah, finalmente! No. Un maledetto! Lo so che l'arlesiana è bella e tu me lo vieni a ricordare! Lasciami vivere! Lasciami, divina! Rientra in casa, lasciami! Lasciati, guardi! Ah, un paesano! Un paesano come me! Lascialo, pastore! Lascialo! Rientra, divina! Mamma! Mamma, mamma mia, mamma.
ballo. E io ho tanta paura. Tanta paura. Thank you.
Mamma. Tu Federico qui. Perché non sei rimasto giù con gli altri a cantare, a ballare? Ero stanco. Sì, infatti ho visto, sì, che hai ballato una farandola con tanto ardore. E anche Vivina ha ballato tanto. Era così graziosa, pareva un uccellino che non toccasse terra. Che bella coppia farete voi due. Buonanotte, mamma. Vado a letto. No, un bacio. Aspetta che ti guardi. Dio mio, sei così accaldato. Tu hai la febbre. La febbre di Sant'Eligio. Che fa bere ballare. E anche quell'uomo che è venuto prima, Che uomo? Quella specie di zingaro, quel guardiano di cavalli. Ti ha fatto molto male, Un momento di follia. Poi, mamma, ti prego, non parliamo più di queste cose. Mi sembra di sporcare anche te. Oh, le mamme non si sporcano mai. Mai. Parlami allora. No, aprimi il tuo cuore. No, perché? Mamma. Allora torniamo giù. Ma perché? Non so, così, a cantare, perché non posso lasciarti qui solo, non posso. Hai degli occhi che mi fanno paura, non posso. Andiamo giù a cantare, a ballare, tutti gli anni per Sant'Eligio. Mi hai fatto sempre fare un giro di farandola e quest'anno invece non te ne sei neppure ricordato. Andiamo giù, fammi ballare, perché ho tanta voglia di piangere, tanta voglia di piangere. Mamma mia, io ti voglio tanto bene, non stare a piangere, allora, in nome di Dio non piangere. Allora, aprimi il tuo cuore, parlami se mi vuoi bene. Ma che vuoi che ti dica? Sì, è vero. Ho avuto una brutta giornata. Ma dopo una scossa come quella, c'era da aspettarsi. Ci vuole del tempo per rimettersi. Non piangere, mamma. Vedrai che non sarà nulla. Una notte di buon sonno a pugni chiusi e domani tutto sarà scomparso. Non penso che a dimenticare. E ad essere felice. Proprio? Ma sì. Davvero? Proprio, davvero. E allora, meglio così. Buonanotte, mamma. Sì, buonanotte. Sono così stanco. Allora, sdraiati qui sulle mie ginocchia come un tempo. Ecco. Ecco, così, figliolo mio. Dio, che inferno essere madre. Prima, poco mancato non morissi per metterlo al mondo, questo mio figliolo. Poi, mi è stato così male. E poi ancora, a 15 anni, grave, e l'ho salvato sempre, come per un miracolo. Quante notti passate così, a vegliarmi. E ora che ne ho fatto un uomo forte, bello, puro. Ora è lui che pensa soltanto a togliersi la vita.
e per difenderlo da se stesso devo vegliarlo come quando era piccolo. No, no, non voglio. Non voglio che tu muoia, non lo voglio. La tua vita è mia, io te l'ho data giorno per giorno. I miei belli anni, la mia giovinezza ti ho data per fare i tuoi 20 anni. E ora, andiamo. Sì, mamma. Andate a dormire tranquilla. Stanotte non succederà nulla. Nulla? Ma allora tu sai? Sì. Federico ha un gran dispiacere. E voi mi fate dormire nella sua camera per paura che faccia qualcosa. Qualcosa di male. Io dormo sempre con un occhio solo. Questa è stata una notte molto cattiva. Lui parlava, piangeva, diceva non posso, non posso, me ne devo andare. Ma ora si è addormentato. Sì. Sì. Ma perché mi guardate così, mamma? Vi meraviglia di sentirmi parlare così? Ma Baldassarre lo diceva. Ah, si sveglia, quel ragazzo, si sveglia. Mio povero innocente. Il mio nome è Giannino, mamma. Chiamatemi Giannino. Non c'è più l'innocente in casa. No, non lo dire. Non lo dire. Perché? Non so. Così. Una stupida paura. Quel pastore.
con le sue storie. Lascia che ti guardi. Mi pare di vederti per la prima volta e che io ritrovi un figlio grande, bello. Sì, perché hai nei tuoi occhi una luce. Assomigli a Federico. Hai negli occhi la luce che lui non ha più. Sì. Sì, mi sono svegliato, nanna. Ho sonno. Ed io casco dal sonno. Vado a dormire. Sì, va, caro. Mamma, me lo date un altro bacio? Sì, te ne devo tanto. Tanti. Non restituitemi un figlio per togliermene un altro. No, no. Thank you.
spunta il giorno. La scala della torretta che mi attira tanto. Ma sì, come nella storia del pastore. Si è battuta tutta la notte, poi al mattino. Che orrore, però. Terribile risveglio per tutti qui. Eppure mi è impossibile vivere. Non la posso dimenticare. La vedo sempre tra le braccia di quell'uomo che la porta via, che la stringe, che la bacia. Mamma, li senti? Sono loro. Lui se lo porta via. Aspettami! Aspettami! No! No!